Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, per parlare della polemica su Bari. Allora, lei fino a che punto dà credito alle polemiche che ci sono su De Caro e su quello che è successo nella manifestazione che c'è stata a sostegno di De Caro, dove Emiliano ha detto quelle cose? Allora, è montata tutta una polemica, volevo chiederle se lei andava dietro a questa polemica o se ritiene che siamo in una serie di equivoci non compresi. Oggi addirittura è spuntata questa foto e si è detto che le persone che stavano con De Caro non avevano nessun legame con la criminalità organizzata. Io non vado appresso a nessuna polemica, perché chi fa questa polemica sono gli stessi che difendevano Nicola Cosentino, il senatore D'Alì, poi condannati per mafia, addirittura per aver collaborato con Matteo Messina Denaro per quanto riguarda l'ultimo, il senatore D'Alì. Potrei fare un lungo elenco. Quello che è indecente però è l'uso strumentale da parte dei politici di destra parlamentari su cui il ministro Piantedosi ha consentito, ovvero di utilizzare questa commissione di accesso per arrivare eventualmente allo scioglimento, quando il sindaco De Caro non solo non è indagato su nulla, non solo è accusato di nulla, ma anche per stessa ammissione dell'autorità giudiziaria e della procura distrettuale antimafia è inviso ai clan. Quindi di che cosa stiamo parlando? Vuole dire qualcosa sul fatto che una delegazione qualche tempo fa di esponenti del centrodestra era andata da Piantedosi? Pensa che questo possa aver avuto un peso e che poi gli esponenti politici del centrodestra abbiano pubblicizzato questa cosa? È accaduto questo, è accaduto che un gruppo di parlamentari è andato dal ministro Piantedosi a chiedere l'avvio della commissione d'accesso per lo scioglimento del comune di Bari e il ministro Piantedosi ha risposto sì, lo facciamo, tra l'altro in una conferenza stampa. È un fatto veramente incredibile di come si utilizzano i poteri dello Stato come strumento di lotta politica. A me però invece Piantedosi mi rispose diversamente sulla richiesta che feci del comune di Acireale. Perché l'aveva incontrato o aveva chiesto con un atto di sindacato ispettivo? Io ho chiesto in maniera molto formale, non ho questo potere di deputati di maggioranza, avevo mandato una lettera nella quale informavo il ministro che c'era un'informativa della squadra mobile di Catania sul candidato sindaco di Acireale, dove si parlava che c'erano frequentazioni e rapporti con i clan mafiosi. Senta, al di là di questa polemica, adesso non stiamo parlando di Bari, crede che ci siano delle realtà nel Mezzogiorno dove la politica e le istituzioni sono costrette a fare i conti con le mafie? Cioè, a mettersi d'accordo con le mafie. Allora, la frase di Emiliano ha fatto pensare a molte persone questi, indipendentemente che ci sia di mezzo il centrodestra e il centrosinistra. Qui non stiamo facendo un ragionamento di parte. Ma è evidente che c'è un problema. La mafia esiste, a differenza di chi, come Lunardi, diceva che bisogna conviverci. La mafia esiste, è una realtà, bisogna contrastarla e quindi è una realtà consolidata, specialmente nel sud. Le mafie sono il vero, diciamo, cancro da estirpare. Poi, se devo fare un'obiezione a Emiliano, l'unica obiezione che gli faccio è che questo civismo, targato trasformismo, non aiuta certamente la politica. Lei che ha subito le minacce della mafia d'Ostia, che l'hanno rubato in casa, l'hanno minacciata più volte, che consigli darebbe a un amministratore locale per far fronte a questa ondata di, diciamo, di questo inserimento della criminalità organizzata nelle istituzioni? Ma io non mi sento di poter dare tanti consigli se non dire barra dritta, andare avanti, non guardare in faccia a nessuno se non le leggi, lo Stato e l'interesse pubblico. Questo bisogna fare. Secondo lei De Caro resta una persona per bene, fino a prova contraria? Ma come si fa a mettere in discussione una cosa di questo genere? Una persona che vive da 9 anni sotto scorta per le minacce dei clan. La stessa procura distrettuale antimafia ha detto che i clan sono, come dire, non amano De Caro, quindi tutto quello che sta accadendo, grazie a questa destra che utilizza i poteri dello Stato per gettare caos e confusione, sta producendo questo effetto. Grazie ad Angelo Bonelli.